E quindi è molto probabile che il Vangelo abbia origine in ambienti dove si coltiva la gnosi, che non può essere anteriore al primo secolo, perché noi troviamo i primi accenni della gnosi nella letteratura giovannea, specialmente nelle lettere, in modo particolare nel capitolo primo, dal versetto 3 in poi, dove Giovanni insiste sul realmente, l'avverbio realmente, 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 e noi siamo figli di Dio, ma in modo vero, perché nella comunità di Efeso probabilmente c'è sviluppata molto forte questo sviluppo del cristianesimo originale. Io lo chiamo cristianesimo in modo abbreviato, però non è corretto dire cristianesimo originale, cioè il pensiero giudaico cristiano originario, perché nel 90 d.C. c'è il primo concilio di Iadine, vicino a Tel Aviv, del rabbinato di Gerusalemme, che definisce per la prima volta nella storia religiosa del Medio Oriente il canone dei testi rivelati, il canone utilizzato con il Yohanan ben Zakkai e il Rabbi Akiva. Ed è lì che si forma, per esempio, la 18ª benedizione della preghiera Shemone Ezra, cioè 18 benedizioni, in cui si ancora oggi gli ebrei maledicono i cristiani, non direi che cioè c'è una scomunica permanente e quotidiana. Allora bisogna rendersi perfettamente conto come le due componenti giudaica e greca per un certo periodo sono andate avanti di pari passo e poi hanno cominciato a dividersi, in modo particolare quando la Chiesa dopo il 70, cioè la distruzione di Gerusalemme la prima volta e 135 con l'editto dell'imperatore Claudio, che proibisce agli ebrei di risiedere nella terra di Palestina, c'è lo stracismo definitivo per gli ebrei e il cristianesimo prende una via. E pensate che per 2000 anni nemmeno il successore di Pietro è ritornato mai più in terra di Palestina, ci è ritornato nel 1967 con Paolo VI, che però era Giordania all'epoca, e nel 2000 con Giovanni Paolo II. Quindi io mi fermo qui perché credo di essere andato anche oltre. Solo un accenno, il Logion 22. Soltanto per dirvi come i problemi sono veramente enormi e ci vuole molta pazienza, molto studio per poterli affrontare. Il Logion 22 del Vangelo di Tommaso è assente nei Vangeli, ma si trova nella seconda lettera di Clemente ai Corinzi, che è dalla metà del secondo secolo dopo Cristo. Il Logion 53 è assente nei Vangeli, ma lo troviamo in una disputa tra l'imperatore e tra il governatore romano Tineo Rufo e il Rabbi Akiva dopo il 130. Il Logion 3, a pagina 25, dice Paolo entusiasta: il regno dei cieli è qui e adesso, cito testuale, molto più vicino a una certa filosofia orientale che al cristianesimo, con inferno, purgatorio e paradiso. Ecco, il testo di Marco 1,15, in greco, leggiamo «Kaidekon choti peplerotai, ho kairos, kai henkiken, che basileia tu feu». Questo henkiken è un tempo perfetto del verbo inghizzo e vuol dire, se vogliamo tradurlo in termini corretti, è dicendo che il rentes, il tempo è compiuto, non è il tempo è compiuto, è il kairos è compiuto. Il tempo è chronos in greco, il kairos è l'occasione che dà una svolta alla storia, che è un evento. E quindi l'evento si è compiuto. Ed è giunto
certa. La traduzione giusta è venuto il regno di Dio e ci resta, perché il tempo perfetto deve essere reso in italiano, altrimenti l'italiano è un passato prossimo, che non è la stessa cosa. Il regno di Dio è già qui e ci resta. Concetti di paradiso, concetti di inferno, concetti di purgatorio, concetti di limbo, sono materia di teologia medievale che non c'entrano niente con i testi biblici, nemmeno con il Vangelo di Tommaso. E quindi il Vangelo di Gesù è nato in strada e non ha velleità futuriste. Gesù parlava ai poveri, come anche da un'altra parte mi pare si scrive che il rapporto tra regno di Dio, regno dei cieli, che è un modo ebraico, l'espressione regno dei cieli è un modo ebraico per dire regno di Dio, perché gli ebrei non nominano mai il nome Yahweh, e siccome l'espressione la usa Matteo e la usa anche Tommaso, significa che ci troviamo di fronte ad un'espressione, Hamelech, Hashamayim, per dire Hamelech a Adonai, Yahweh, Yahweh non si pronuncia mai. E quindi si usa una circonlocuzione per far apparire, per non nominare il nome di Dio. Quindi, la lettura di questo testo, però non dite alla fine di questa lettura, di questo libro, questo è il Vangelo di Tommaso. È utile per aprirvi ad un orizzonte che è molto più ampio e molto più largo di quelli che possono essere sia i Vangeli canonici, come tutta la complessa storia.